questa manifestazione si chiama Primitivo e Swing, perché la cantina sociale di Fragagnano offre del vino gratuito che si può bere lì da quella parte. Quindi nel frattempo che si inizia il concerto potete andare a bere un bicchiere di vino rosso di Fragagnano, anche due. Chi distribuisce? Un Polifemo Eventi in quel di Fragagnano, provincia di Taranto, una serata d'eccezione con Larry Franco. Larry Franco Swingtet è il titolo della serata. Beh, Larry Franco non ha bisogno di commenti. E allora presentiamo questa serata, i brani, le caratteristiche. Buonasera a tutti, grazie, ci ritroviamo dopo un anno in questa quarta edizione. Il comune di Fragagnano ci ha dato fiducia ancora per un altro... Squadra che vince non si cambia. Chiaro, speriamo di continuare ancora con questa manifestazione che è nata quando si poteva ballare. Infatti Primitivo e Swing prevedeva appunto questo apporto del vino del paese, della cantina sociale del paese, distribuito gratuitamente a tutta la popolazione che segue il concerto, un concerto e poi dei ballerini che ballano. Purtroppo da due anni a questa parte ci siamo un po' bloccati, ma noi continuiamo. Però già è tanto avere una rappresentazione come questa, avere del pubblico con il rispetto di tutte le restrizioni imposte dal Covid, però diciamo già è tanto. Poi oggi è il primo giorno del Green Pass, è una data storica e la piazza è piena, vuol dire che la gente si è vaccinata, ha il Green Pass e vuole continuare, vuole riprendere a vivere come è giusto che sia. Allora, andiamo così ai temi caldi della serata. Cosa ci rappresenti? Allora, questa sera, ovviamente, guarda questa scritta swing alle tue spalle. Swingtet è il titolo. Swingtet, cioè lo swing è la nostra vita, il jazz. E questa sera abbiamo una formazione di grandissimo rispetto, con un ospite d'eccezione. Michael, vieni qua, vieni. Abbiamo senza in presa diretta, ma sì, ci manteniamo un po' il distacco. Michael Sapnick da Boston. Salve, buonasera, è un piacere tornare qui. Hai imparato l'italiano? Come che sta a dire? Lui vive in Italia da 30 anni, però è italiano di adozione. Allora, prima di sentire Michael, allora dicevamo, Larry, le caratteristiche proprio di questa serata. Una serata swing con un repertorio fatto da arrangiamenti, molti arrangiamenti sono di mia idea. Invenzione, diciamo, alcuni sono invece... Di azione, ecco. Alcuni invece sono degli arrangiamenti standard di brani ultra famosi, un repertorio che
possa arrivare al cuore di tutte le persone, perché a noi piace fare il jazz che arriva alla gente, non il jazz suonato solo per chi suona. Noi suoniamo per la gente. E poi la cosa bella è che questo evento sponsorizzato è realizzato con l'aiuto del comune è un evento gratuito, come dovrebbero essere tutti gli eventi, aperto a tutti, perché la cultura è la musica e la musica è cultura, è per tutti. Io sono convinto che tutti gli eventi realizzati con i fondi pubblici debbano essere pubblici, aperti a tutti, gratuitamente, e quindi questo è un esempio, e il pubblico è la prova che appunto baciami la forza di non stancarti mai con quel tuo cappello, come dire, inconfondibile. Allora, se mi tolgo il cappello non mi riconosce più nessuno. Allora io mi devo mettere il cappello. Ti conoscono per le tue qualità musicali. Se me lo tolgo, no, altre volte me lo sono tolto, non mi hanno riconosciuto. Solo quando vai a letto lo togli. Sì. Un cappellino che ho preso in Indonesia nel 2006, non me lo sono più tolto. E quindi un po' ha creato il mio personaggio. Speriamo di non perderlo. L'ho perso, me lo sono fatto rifare e me ne ha rifatti due uguali. E ora c'è la riserva. Una signora di Fragagnano che l'ho messa in croce per un inverno intero, Antonella Alfonso, che ringrazio, non so se è qui stasera, ma mi ha fatto due cappelli bellissimi. Questo resiste ancora, però se lo perdo c'ho l'altro.
Michael, se dobbiamo parlare in italiano o in inglese? L'italiano? Are you glad to, are you happy to be here? No, sei contento di stare qui? Molto, molto, anzi così contento che io ho fatto quasi 8 ore di viaggio per venire per questa serata e quasi non mi pesa, nel senso che oggi c'è un po' di viaggio, un po' il caldo è forte, no, però è valsa la pena. Traffico, sì, e valsa la pena. Però mi diciamo che la focaccia già mi ha un po' cambiato il vino. Ti senti a casa tua? Sì, molto. L'Italia, il sud, il paese del calore umano, il paese degli affetti. E poi questa benissima fotografia, no? Con la cassa armonica di una volta, insomma. Stasera è particolare rispetto alle altre serate. Sei un po' emozionato, Michael, perché l'Italia suscita forti emozioni. Eh sì, io sono sempre emozionato quando vengo al sud. Anche perché se non ricordo male c'eri anche l'anno scorso? Sì. Ricordo bene. Abbiamo voluto a grande richiesta perché è piaciuto tantissimo, sì. Dico, rivogliamo Michael e l'abbiamo chiamato. Infatti non mi volevo portare. Però quindi ora diciamo auguriamoci, ci rivedremo sicuramente l'anno prossimo. L'augurio che poi questo maledetto Covid sia un brutto, un terribile ricordo e che possiamo ballare tutti insieme. Speriamo. No, volevo dire che anche questa sera è venuto mia moglie, che di cognome fa Stragapede. Stragapede è un nome leggermente. Leggermente pugliese. Sì, leggermente pugliese di Ruvo di Puglia, anche se di Roma. Che dire, ecco. Michael, ecco, sì. Facciamo vedere la moglie, ecco. L'inquadriamo in presa diretta e che dire, Michael, lo diciamo in italiano, sì. Lo diciamo in inglese, vale per te, vale per Larry, buona fortuna, good luck. Sì, good luck, buona fortuna, viva la musica. Suerte, se vogliamo usare il termine spagnolo. E viva... Fragagnano e Larry Franco, ecco. I can give you anything but love. Yes, baby. That's the only thing I'm thinking of. Baby, bring your wine, give your wine. Happiness and my guess, all those things your heart always part from. Dream, I like to sing your desire. Maybe time regrets this for words doesn't sound. Maybe till the lucky day get around. Diceva signora in presa diretta, lei la moglie... Anche il sud. Orgogliosi di essere terroni, diciamocelo. No, meridionali al massimo. Dicevo proprio orgogliosi. Sì, assolutamente. Grazie. Non farmi più soffrire, sono troppo innamorato di te.
Farò una valutazione o una dissertazione rispetto al Green Pass, sì, Green Pass no. Sappiamo di certo che dal 6 di agosto le nostre abitudini cambiano, per cui cerchiamo di rispettare le regole, di adeguarci alle regole, perché soltanto in questo modo riusciremo a venire fuori. Il dottor Giuseppe Fischetti, sindaco di Fragagnano, beh, una serata di alto livello perché Larry Franco è un nome ed una garanzia, ma una serata che ha altri significati. Oggi è il primo giorno del Green Pass, diciamo che è così la pietra miliare di una ripartenza. Dobbiamo purtroppo convivere con il Covid, ma cercare anche di scrollarci questa ossessione, purtroppo non è un'ossessione ma una realtà, ma andare avanti. E questa bella affluenza di pubblico è un segno di rinascita. Sì, l'evento è di grande rilievo. Noi abbiamo organizzato, come anche gli altri anni, devo dire, una rassegna particolarmente ricca, ma soprattutto di elevata qualità. Puntiamo sulla qualità. Questa amministrazione ha sempre voluto realizzare eventi di altissima qualità. Larry Franco nella testimonianza. Siamo al quarto anno di edizione di questa bella... Confermato alla grande. Confermato, ed è un unicum a Fragagnano, per cui questo tipo di evento non viene esportato in altre realtà, quindi siamo orgogliosi di avere sostanzialmente l'esclusiva da parte di Larry Franco per questo evento che viene denominato Primitivo in Swing. Durante, come dicevi, una serata che è lo start per una nuova vita. Io non entro chiaramente nel merito della discussione Green Pass sì, Green Pass no, perché non è il luogo idoneo, però sicuramente stiamo avviandoci a un percorso di vita diverso. Il risultato oggi per me è soddisfacente, perché comunque la piazza è gremita. Con tutto il rispetto delle norme anti-Covid, abbiamo visto, quindi dobbiamo convivere con una nuova realtà. Dobbiamo convivere sperando che questo tipo di convivenza sia il più breve possibile, il meno possibile. E secondo me, se tutti ci impegniamo in questa direzione a utilizzare quantomeno gli strumenti che ci vengono forniti dalla scienza, in primis i dispositivi individuali di protezione, probabilmente riusciremo anche a vincere questa battaglia. Baciami, baciami, e forte stringimi, stringimi, stringimi. Mi piace stare racchiuso in te nel tuo corpo, e sento allora che tremi un po', mi batte forte il cuore. Amore, guardami, 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 quegli occhi dicono languidi, sì, ma baciami, stringimi, non farmi più soffrire, sono troppo innamorato, sono troppo innamorato. Sono troppo innamorato di te. E
Ecco, sindaco, oltre alla buona musica, la degustazione del primitivo. C'è un banchetto appunto in cui viene distribuito gratuitamente il primitivo, quindi un'occasione per valorizzare anche le nostre risorse. Certo, il punto forte del nostro territorio. Primitivo e swing. Del nostro territorio, inteso non ovviamente come Fragagnano, ma la provincia di Taranto in particolar modo, ma anche quello che è il Grande Salento. Il punto di forza è certamente la cultura, le tradizioni, la musica, ma anche la tradizione enogastronomica. Ed infatti Larry Franco, con questa intuizione, ha voluto abbinare una musica di elevatissimo livello con la degustazione appunto del nostro oro nero, ovvero il primitivo. Di Giacomo, presidente della Proloco di Fragagnano, beh, un evento che coniuga certamente la musica al primitivo e che coniuga, come dire, le istituzioni al mondo dell'associazionismo, la Proloco in primis. Sì, questa è un'altra delle manifestazioni inserite all'interno della rassegna Non solo Settembre Fragagnanese, che vede la Proloco coordinatrice, insomma, di tutta la rassegna. E questa manifestazione ormai si è consolidata nel corso del tempo, tant'è che siamo giunti alla quarta edizione, ed è appunto una manifestazione che mette insieme la musica, quindi un particolare genere musicale quale lo swing, con il vino primitivo, uno dei prodotti identitari della nostra terra. Questa sera, infatti, come tutti gli anni, verrà distribuito del vino primitivo gentilmente offerto dalla cantina sociale di Fragagnano. Ormai tradizione per quanto riguarda gli incontri con Larry Franco, c'è il momento del body painting e siamo con Rocco Art. Beh, come dire, un giovane palestrato che stiamo appunto dipingendo. Cosa sta rappresentando? Lo vedo in giacca e cravatta. Sì, allora cerchiamo di interpretare un attimino gli anni 50, quindi in maniera un pochettino più fumettistica, e quindi, visto anche il periodo, cerchiamo di fare una cosa più simpatica. Beh, qual è la sensazione di essere dipinto? È una bella sensazione, la consiglio, è una... anche mettersi in mostra, stare, diciamo, di fronte alle persone in questo modo, anche se in realtà sei in costume, non sembra, sembra di essere vestiti. Sembra vestito. Sembra di essere vestito, è una bella sensazione, la consiglio di provare. Poi ci vorrà un po' di tempo per lavare tutto. Quello sicuramente, ci vuole un pochettino di pazienza dopo,
però chi lo fa poi piace rifarlo, quindi penso che lo proverò pure io dall'altra parte. In genere vediamo sempre belle ragazze, ma per la par condicio è giusto anche vedere gli uomini. Sì, quest'anno le ragazze hanno dato... è meglio un bel ragazzo a sto punto, voglio dire. Non sfiguriamo. Le ragazze vedono i bei ragazzi e i bei ragazzi vedono le belle ragazze. Come... anche perché stasera c'è un pubblico femminile, quindi è over 50. Diamo... E per lui... diciamo le possiamo accontentare. Diamo una bella immagine, dai. Attilio Troiano, baritone sax. Swing e primitivo. Siamo con il presidente dell'Avis, Vincenzo Pentassuglia, e qui c'è una degustazione gratuita per i presenti, per i cittadini e non cittadini, chi è qui appunto per il... il concerto di Larry Franco e della sua band, e si distribuisce del vino, un modo per degustarlo innanzitutto. Certo. Innanzitutto brindiamo. E dicevo, brindiamo per una ripresa, certo, perché già è tanto in tempo di post-Covid riprenderci, tornare ai nostri usi e alle nostre abitudini. Certo, certo, una bellissima iniziativa, è ormai una tradizione quella con Larry Franco. Il vino è segno di, possiamo collegare con il sangue, no? Come ci insegna la storia. E niente, la nostra è un modo per sensibilizzare la gente ad avvicinarsi a questo tema che è molto importante, quella della donazione del sangue, soprattutto in questo momento difficile, questo momento dove il centro trasfusionale di Taranto ha molte difficoltà. La nostra è quella di sensibilizzare appunto la gente, soprattutto il 13 di questo mese, 13 agosto, ci sarà la festa di Sant'Antonio a Fragagnano, sempre nel limite di quelle che sono poi le possibilità, no? E niente, e ci sarà la donazione, verrà l'automoteca, e con la speranza che ci sia una affluenza forte e massiccia, ecco. Intanto è un modo anche per promuovere il nostro territorio, l'enogastronomia. Certo, certo, questo è il primitivo di Fragagnano, l'ha offerta la nostra cantina sociale, e niente, ripeto, questo è il vino è appunto è un qualcosa per avvicinare la gente ad assaporare queste nostre specialità che appunto diciamo regnano nei nostri terreni, ecco. E che dire, buon concerto a tutti. Arrivederci, grazie a voi.